ragazzi? Poco. Di riunione? Perché mi Ci dice che siamo. questa riunione è in diretta streaming? Ci siamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Buongiorno. tutti. Come state? Tutto bene, Benissimo, grazie. benissimo, grazie. Bene, bene. Non stai bene te, Ale, là dalla spiaggia. Guarda che posto. Meraviglia. Spettacolo. E io qua a soffrire da solo in casa. Brava, brava. Vabbè, dopo esci anche te in spiaggia. Vabbè, magari. Lui ha già fatto la mattinata facendo la corsettina, il bagno mattutino, un paio d'ore in spiaggia e poi è tornato a casa. Quindi adesso facciamo Barbara. un po' di cambio. Babi, non ti vediamo noi da qui. Però sentiamo la sua presenza. Bene, ragazzi, intanto che io vi condivido la live sui vostri profili, introducete voi, dite qualcosa. Fate quello che volete. Sentitevi a casa vostra, fate come se fosse a casa vostra. Io la farei introdurre a Stefania. No, Io no. sono a casa mia, quindi. Sentitevi in famiglia. Sentitevi in famiglia. Ok, che siamo in famiglia, però non. In realtà siamo a casa nostra, ognuno a casa propria, insieme nella nostra casa di Big Family. Faccio Esatto. in qualcun Sì, ma altro. come posso vincere comunque Ale? Sicuramente. Lei è fuori casa, sta. Gioca in trasferta oggi. Ma dove vado? In trasferta. Dai, Luci, visto che hai detto te che siamo in famiglia in Big Family, vuoi Ciao Gian. Io introdurre? Allora, intanto buonasera a saluto, tutti. eh. Gianno, Ciao sei il Gian. mio amico. Grazie per chi ci sta seguendo. Che stai È vero. facendo, Veronica? No, sto mandando dei messaggi a Gian. Spiega perché stai mandando dei messaggi e poi dopo facciamo partire Lucia. Spiega un po' cosa Allora, è successo. è successo che io ho fatto partire una mia live da Instagram perché stavo prendendo il Nara e volevo parlare del Nara. Quindi mi sono messa lì, bellina bellina, ho attivato la live e hanno iniziato ad entrare delle persone, tra cui Mattia, la Babi, Gian, poi c'era il mitico Nico, c'era la Stefi. E da una spiegazione del Nara è diventata una sorta di monopolizzazione della mia live. È entrato Mattia in live, hanno iniziato a parlare del 25 con Gian e poi alla fine di tutto questo Gian ha scritto un commento dove diceva: Mattia, bravo per la live. Ma come bravo per la live, Mattia? Era la mia la Però Hanno Gian fatto adesso proprio ti il cap. scrive, Gian adesso ti scrive ti voglio bene Veronica. Però Anche io, Gian, anche io ti voglio benissimo. Ma stai attento. d'altronde è, diciamo, la prima cosa la condivisione della nostra famiglia, quindi quel che è tuo è mio, la live diventa di tutti. Però devi ammettere che sono stato bravo, eh. Lì era quel che tu è mio e quel che mio è mio era praticamente. Allora, come vedete siamo più che gasatissime perché abbiamo un sacco di eventi in programma, un sacco di progetti. Tante novità veramente incredibili. La prima è la riunione che avremo, diciamo, la formazione, l'incontro che avremo qui a Firenze il 25 di luglio e sarà aperta anche a tutte le persone che vogliono venire a vedere che cos'è il team pressure, che cosa facciamo, di cosa ci occupiamo e come siamo, perché siamo un team fatto di persone. E di valori, quindi vogliamo proprio ci mettiamo a vostra disposizione per capire perché siamo diventati così famosi a livello europeo. Anche perché veramente siamo il secondo team a livello europeo e anche i giornali parlano di noi e ne siamo super contenti e super gasati, anche devo dire la verità, perché qualsiasi persona, dalla mamma all'impiegata, all'imprenditrice, facciamo nucleo e riusciamo a collaborare tutti insieme. Poi abbiamo un secondo appuntamento che sarà online domenica 8 agosto e questo sarà proprio nostro di Big Family, una cosa eccezionale.
vi apriremo le porte, adesso poi vi daremo gli orari e la possibilità di capire come è possibile partecipare, ma apriremo proprio le nostre porte per vedere anche lì, mi ripeto, ma chi siamo e cosa facciamo, per farci conoscere, diciamo. Certo, certo. È giusto, guarda, sia così. A tal proposito, io tirerei in ballo una persona, così la smette di fare la lì con i capelli al vento e tutto quanto, per spiegare, in fin dei conti, noi parliamo tanto di eventi, di questo, di quello, di quell'altro, ma che cosa facciamo realmente, di cosa ci occupiamo noi? Allora, diciamo che intanto spieghiamo un attimino il perché di Family Dubai, anche perché questo è un team che nasce fondamentalmente da un incontro di lavoro fatto a Dubai con persone fantastiche e che ci hanno permesso di vedere quanto è importante collaborare insieme, aiutare le persone che in questo caso possono avere delle difficoltà, possono avere dei momenti di insicurezza, dare praticamente una mano alle persone che hanno quella timidezza in più e quindi non portano avanti la loro voce per magari fare domande, chiedere e quindi avere la porta aperta a un'attività che è abbastanza semplice, non è facile ma è abbastanza semplice, però spesso ci vergogniamo, no? Nel fare domande, poi quando entriamo in un team così grande ci sentiamo poi gli ultimi arrivati, ma la cosa bella di questa attività e di questo team soprattutto di Big Family è che gli ultimi sono veramente i primi, sono le persone che vengono aiutate, che vengono ascoltate, che vengono affiancate perché possano arrivare a raggiungere i loro obiettivi, anche perché la nostra gratificazione è proprio questa, vedere quella luce negli occhi delle persone quando fanno quel passettino in più, quando riescono ad avere quel successo che comunque si meritano e quando vediamo in loro aprirsi le porte delle loro qualità, no? Perché loro magari non le vedono ancora, ma noi già vediamo in loro quelle che sono le capacità, quelle sono le loro competenze, quindi riusciamo a mettere in luce questo. E per noi è una veramente una grandissima gratificazione. Bene. A proposito di questo, scusate, volevi finire? No, va bene, vai. Non so se avete notato prima, Vito, magari poi riguardate la live, io perché la conosco, quindi ho un occhio di riguardo nella casellina aperta su di lei, quando hai detto la persona con i capelli, ancora non avevi detto al vento, il viso di Stefania terrorizzato. Che appena hai detto al vento ha detto ok, sono a casa, non c'è vento e quindi non sono io. Oh, ok, non sono quella persona che viene interrogata oggi. Oggi faccio io il professore che interroga le persone. Visto che mia moglie ha parlato di Big Family, che è la cosa più importante per me in questo momento, è un progetto al quale tengo tantissimo. Precedenza alle donne, Veronica, di che cosa ci occupiamo noi? Allora, oddio, dirlo in poche parole risulta assai complesso perché noi ci occupiamo in realtà di tantissime cose se andiamo a vedere. È ovvio che oggi in mezz'ora di live non possiamo approfondire tutto, ecco perché Lucia prima ci parlava di un sacco di eventi, un sacco di possibilità che anche se ripetuti servono tantissimo perché le persone intanto sono contente di capire chi siamo e cosa facciamo proprio come gruppo, come persone che si danno da fare per fare qualcosa, ma quel qualcosa cos'è? E siccome queste domande ci sorgono spesso a noi dagli altri, abbiamo deciso di aprire le porte non solo del team in alcune occasioni, ma anche proprio di Big Family. E noi ci occupiamo sostanzialmente di una professione bellissima che io ho conosciuto un anno e mezzo fa circa, è il network marketing, quindi noi svolgiamo un lavoro vero e proprio. Il bello di tutto questo è che possiamo lavorare così, come vedete, e qui non c'è bisogno che spiego niente perché se seguite le nostre live vi rendete conto da soli. E ci aiutiamo a vicenda, cerchiamo di fare il possibile per l'altro, laddove l'altro lo voglia e si senta rispettato ovviamente nel farlo, e tutti i giorni aiutiamo le persone a raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni. Una di queste, e mi ricollego a quello che diceva Alessandra prima, che
gli ultimi diventano veramente i primi, perché sono presi letteralmente per mano e vengono aiutati, è proprio la nostra Stefi, che lei ha una storia bellissima, ha un'esperienza che penso che già può iniziare a raccontare, e poi secondo me, Stefi, se ne hai voglia, dare un feedback del miglioramento che stai vedendo su di te, senza pensare al giudizio, che non ce ne frega una mazza, tanto siamo in famiglia, chi se ne frega? Siamo noi e le persone che sono al di fuori e quindi stanno guardando questa live, pensano come persone che si identificano in te. Quindi apri il cuore, come tuo solito, e prova a darci la tua esperienza. Allora, io posso iniziare a dire già come feedback le persone che mi stanno guardando dall'esterno, quindi le persone che mi sono più vicine, mi stanno vedendo diversa, molto più allegra, molto più solare, cosa che prima non ero. Quindi ora invece anch'io mi vedo diversa, molto... cioè i cambiamenti che sto facendo sono tantissimi, piano piano, ma li sto raggiungendo, e già siamo neanche un mese che sono entrata e già sto vedendo progressi, già vedere le persone che vedono me diversa mi fa piacere, perché vuol dire che ciò che io sto notando di me stessa lo stanno notando anche gli altri. Giusto, giustissimo. Poi questo è Big Family Effect, no? Quello che fa Big Family. Cioè, aiutiamo proprio nel vero senso della parola, e lo facciamo in maniera incondizionata, perché tra l'altro, vabbè, a parte te, Stefi, in generale, noi sei che siamo qui, non siamo tutti dello stesso sponsor, siamo dello stesso team, ma diciamo che tra di noi non, a livello di guadagni non ci guadagniamo, cioè ci guadagniamo, ma ci guadagniamo in benessere per noi, per aver aiutato gli altri e per gli altri, ovviamente. Quindi è bellissimo poter vedere te, noi ovviamente l'abbiamo notato fin da subito, abbiamo visto ovviamente il tuo potenziale, come anche quello di Lucia, di Mattia, di Alessandra, di Vito, tutti, il mio, anch'io mi sento cambiata profondamente. Quindi le persone che magari non ci credono o hanno paura o sono diffidenti, e ce ne sono tante, io stessa lo ero, una volta che poi entrano a conoscere Big Family si rendono conto che invece un vero cambiamento dentro se stessi avviene, e avviene un bel cambiamento, direi. Certo, a proposito di cambiamenti, io vorrei sentire l'unica persona che fino adesso non ha parlato, che è Mattia. È un altro esempio. Nella live prima ho fatto danni, no, è vero. Vabbè, fai danni anche qua, va bene, tanto. Ma sì, facciamo un po' di danni, va bene, tanto noi è così che lavoriamo, ci divertiamo e tutto. Allora, a proposito di cambiamenti, ne ha fatti tanti. Io sono partito l'anno scorso che non parlavo più con nessuno, ma già da quando mi sono iscritto il 16 dicembre del 2019, aperto sempre i numeri. Vito, ad esempio, e Ale, che mi hanno visto a Firenze, ma anche Lucia e Veronica mi hanno visto a Firenze, però l'unica persona con cui sono riuscito a parlare tanto è Vito. Perché avevamo non parlavo proprio... Esatto. Non parlavo proprio con nessuno. E lì secondo me bisogna prendere un po' una decisione, perché nessuno ti obbliga a fare delle azioni che non vuoi fare e nessuno ti obbliga ad entrare ad esempio in questo team o in Big Family. Dipende un po' come sei. A me non andava stretto come ero, cioè non mi piacevo più, volevo cambiare io, e quindi comunque ho avuto un'opportunità, ho capito che per aver successo in questa opportunità dovevo cambiare delle cose mie personali. E quindi ho iniziato a lavorare, piano piano sono passato da fare live dove dicevo soltanto concordo a parlare apertamente, far ridere le persone, intrattenere un pochettino. Non solo, ma anche arrivare a fare delle formazioni per noi, delle formazioni oltretutto interessanti, molto interessanti. Io me la vado a riguardare ancora, perché c'è sempre qualcosa da capire e da scoprire. Abbiamo parlato di Big Family, abbiamo parlato di Team Pressure. Per farvi capire che cos'è il Team Pressure. Il Team Pressure è un movimento di persone che, come avrete capito, hanno deciso tutti i giorni di alzarsi e cambiare la propria vita.
cambiare la propria vita prima sotto l'aspetto personale, perché quando siamo in, concentratevi in terra, in pace con noi stessi, quando impariamo a volerci bene prima noi, che non è un sinonimo di egoismo, voler o di mancanza di rispetto negli altri. Esatto, vuol dire imparare a volersi bene per stare bene noi e per poter dare il massimo nei confronti delle altre persone. Certo. Tornando al tema. Scusa un secondo, ma anche perché se non fosse così, ma fosse questione di egoismo, questione di non dare rispetto agli altri, non si sarebbe creato Big Family. Esatto. Perché in Big Family aiutiamo gli altri e certo. Siamo un po' contraddittori allora a questo punto. Ma non solo, se andiamo a guardare nello specifico cos'è il team pressure, è talmente concentrato sul raggiungimento degli obiettivi delle persone che da quando è nato, sì, l'ultimo diciamo gruppettino che è nato è Big Family, ma prima è nato anche Pressure Young. Poi, Tatu, mi fai una cortesia? Abbassi la telecamera un po' per vedere la maglietta che hai su. Perfetto. Questa maglietta, Pressure Girls, è praticamente un altro gruppo che c'è all'interno del Team Pressure che è nato per creare uno spazio esclusivo solo per le donne. Perché sappiamo benissimo che le donne hanno un potenziale enorme. Se le donne decidono di mettersi assieme e lavorare assieme senza invidia, senza rivalità, come succede magari in altri ambienti di lavoro, riescono a scatenare un movimento che fa paura. Quindi all'interno del Team Pressure, se uno entra e poi decide, vabbè, ho l'età per andare con Pressure Young perché ho delle skills diverse, sono una donna, non mi sento a mio agio perché ci sono un po' troppi ometti, voglio un ambiente un po' più appartato dove mi sento un po' più coccolata, vado in Pressure Girls e lì trovo l'ambiente. Voglio un ambiente familiare, cioè Big Family, penso che sia abbastanza difficile non trovare qualcosa che si adatta alle vostre caratteristiche entrando a far parte del Team Pressure. Non per niente, come si diceva all'inizio, è il team con la crescita organica e senza riciclo più forte in questo momento, più viaggia a 2000 all'ora, cosa che non succede in altri team. Poi è normale, ci sono persone che vanno, ci sono persone che vengono, come succede in tutte le aziende, come succede in ogni posto di lavoro. C'è chi ha le idee chiare, c'è chi ha le idee meno chiare, c'è chi ascolta le sirene e chi ascolta i musicanti, il gatto, la volpe e via dicendo. Poi invece c'è chi si impegna, in un progetto, no? Team Pressure è nato con un obiettivo, è nato con degli obiettivi ben precisi. Sono tutti gli obiettivi che si sono stati proposti, messi davanti da quello che è il board del Team Pressure, si sono realizzati. Loro sono persone che ci dicono sempre bisogna credere prima di vedere. Tutto quello che hanno detto, tutto quello che ci hanno promesso è sempre realizzato. E si realizzerà anche la visione, piccolo spoiler. Gli spoiler li teniamo per noi, per dopo, così almeno abbiamo sempre qualcosa da dire, perché noi partiamo sempre in maniera abbastanza soft, abbastanza allegra, però poi se uno vuole cogliere i contenuti importanti che ci sono all'interno delle nostre live, li coglie, se non li vuole cogliere, pazienza, noi sappiamo benissimo che cosa abbiamo in testa, dove vogliamo arrivare, che cosa vogliamo ottenere, e questa è la cosa più importante per noi. Mi sono perso nel frattempo nel mio discorso, non mi ricordo più niente. Parlavi di quante possibilità ci sono, e volevo aggiungere una cosa. Questo non significa che se tu decidi di collocarti all'interno di un gruppo femminile perché ti si addice di più e riesci a lavorare meglio, un gruppo come Young che è rivolto ai giovani, il Team Pressure stesso, Big Family. Ognuno di voi, dal momento in cui decide di fare qualcosa per se stesso e anche per gli altri, può creare una propria sezione dedicata, organizzata ad hoc per un pubblico di persone che magari noi ancora non siamo riusciti a sperimentare, non abbiamo colto. Cioè, chi entra non è che... Certo, si accoda nel senso che a livello di valori si accoda, quindi dovrà imparare delle cose, dovrà capire come agisce il Team Pressure,
però tranquillamente può creare qualcosa di proprio, e questo è bellissimo perché anche Big Family è nato così, sempre rispettando quelli che sono i principi del team, però poi alla fine tanti fiori sono sbocciati all'interno di Big Family che magari prima non si sentivano nello spazio giusto, no? C'erano tantissimi fiori e quindi qualcuno fa fatica un po' a sbocciare perché lì vorrebbe, però capita perché ci sono tante personalità, ci sono tantissime persone nel team e quindi è naturale, con questo non si vuole assolutamente giudicare nessuno. Dimmi. Scusami se ti interrompo, perché quello che stai dicendo tu adesso, Barbara sta scrivendo, un gruppo magnifico fatto di persone vere, così come le vedete, che ti prende per mano rispettando i tempi di ognuno di noi. Io, a proposito di questo, vorrei che tu ci raccontassi in breve quello che avete combinato tu e Barbara ieri, perché è stata un po' una sorpresa, no? Allora, io e Barbara ieri ve l'abbiamo un po' fatta, perché ci siamo messi d'accordo. Io sapevo che lei era in zona da me, in ferie, e quindi ci siamo sentite, avevamo il piacere di vederci, e abbiamo pensato di incontrarci proprio il giorno nel quale avremmo fatto la live. Quindi con l'occasione abbiamo detto, perché spoilerare subito, che poi io sono la regina degli spoiler, però sono riuscita a tenermela. Intanto salutiamo anche Ale e Sandy, quella che è in Spagna, che ci sta guardando. Ciao Alex. Ciao. Ho specificato perché all'interno della nostra famiglia abbiamo tante Alex e quindi ogni tanto ci confondiamo. È vero. E quindi dopo esserci incontrate è stato bellissimo perché io e Babi ci eravamo solo viste attraverso Zoom, quindi o nelle live. Potersi abbracciare, c'era il suo cuore, andava l'impazzata. Io ero emozionatissima, ci siamo abbracciate, non ci siamo assolutamente dati la mano, ma proprio è stato un abbraccio sincero, ci siamo emozionate e abbiamo passato una mattinata bellissima e ci siamo raccontate. E poi abbiamo deciso di fare questa live, dove ovviamente ognuno si è collegata da una posizione diversa, ma eravamo nella stessa piazzetta. Invece, insomma, facendo credere che eravamo distanti, invece eravamo insieme, eravamo lì, e poi l'abbiamo reso palese anche a chi ci stava seguendo. E ci siamo divertite, il nostro lavoro è così, cioè noi siamo persone vere, siamo persone di cuore, e quello che vedete attraverso il video è la realtà. Quindi se casomai ci sarà occasione anche, beh, noi a parte Steffi vi ho incontrati tutti, ma adesso non mancheremo neanche con lei, prima o poi ci vedremo. E siamo così, siamo veramente persone reali di cuore e vogliamo il bene dell'altro, perché poi di conseguenza fa stare bene anche a noi, e tutto il resto viene poi da sé, il profitto, il guadagno, la professione, quello è tutta una conseguenza. In primis nel network il segreto, che poi ci insegnano i nostri leader, è quello di metterci il cuore, punto, non c'è altro da aggiungere, credo. Quello che tu hai detto adesso fa risaltare una cosa, il desiderio di incontrare di persona, di incontrarsi personalmente. Questo vuol dire che c'è un feeling a priori, no? C'è qualcosa che ci lega, c'è quel filo invisibile che ci lega, sentire il desiderio di vedersi di persona, di abbracciarsi, neanche di darsi la mano, perché quando incontri le persone è come se le conoscessi da sempre, come se facessero parte della tua vita tutti i giorni, non ci sono filtri, ecco. E poi un'altra cosa da sottolineare, che secondo me è bella anche questa, sai che in qualsiasi momento hai bisogno, o scrivi nel gruppo, c'è qualcuno che ti risponde, o prendi in mano il telefono e chiami una persona, sai che dall'altra parte c'è una persona che ti risponde. A me è capitato ieri in spiaggia, non faccio nomi ovviamente perché non è giusto che io faccia nomi, era una persona che era con noi a Dubai, comunque aveva bisogno di parlare, gli sono venuto in mente io e l'ho chiamato. Siamo rimasti al telefono tranquillamente, ma è come se, nonostante magari passa un po' di tempo che non ti senti, era come se noi tutti i giorni ci sentiamo e ci parliamo. E questo inserito all'interno di un contesto lavorativo sia difficile, perché se riesce a instaurare un rapporto del genere, il desiderio di sentirsi, o anche solo il desiderio di sentire dall'altra parte una persona.
Ed è per questo che noi instauriamo un rapporto all'interno di Big Family Dubai della famiglia, con i valori della famiglia, del rispetto, dell'etica, dell'aiuto reciproco, e nascono questi affetti veri e sinceri, perché nel momento in cui c'è bisogno l'uno dell'altro ci siamo. E questa è una grande cosa. Spesso, come dicevi tu, Vito, nell'ambito lavorativo ci sono invidie, ci sono critiche, ci sono altri tipi di sentimenti che non riusciamo a non avere all'interno di questo tipo di settore, soprattutto in questo team, anche perché le critiche stanno a zero. Qui ci sono i consigli diretti, mai consigli fatti alle spalle. Nel momento in cui si vuole aiutare qualcuno, glielo si dice, gli si fa notare quali sono i margini di miglioramento che può avere, perché ha molta forza, ha molta energia, ha molte qualità che può sfruttare, quindi gli si fa semplicemente vedere che deve credere un pochettino in più in se stessa magari. Però ha tutte quelle qualità. Un conto è denigrarti dicendoti ma non sei capace, un conto è farti vedere fino a dove puoi arrivare e quanta potenza è dentro di te. Secondo me questi sono valori molto importanti che in un ambiente lavorativo normale non hai, e soprattutto qui ti scegli tutti i giorni. Non hai colleghi che ti tocca avere, non hai un capo che ti tocca avere, quindi sei padrone di te stesso, sei capo di te stesso, ovviamente con le discipline che devi imparare, perché quando non sei abituato a essere imprenditore tante cose non sei in grado di programmartele, perché ci vuole comunque della disciplina a fare questo tipo di attività, e ci si aiuta ad imparare ad avere questo tipo di discipline. Nello stesso tempo si impara a capire le altre persone, perché gli altri sono prima di te, quindi questo è un valore che per noi è fondamentale. In questa attività, se tu pensi agli altri, arriva anche il tuo guadagno, ma tu devi fare questa attività col cuore, devi farla per fare progredire le altre persone. Penso, ah, vale. Non gli fai soldi. Penso che da oggi in poi io e te faremo le live separate. Se i risultati sono questi, tu in una stanza e io in quell'altra. Non mi tira le ginocchiate quando mi devo stoppare. Come fantastici. Coppia mitica. E comunque mi stavo emozionando quando parlavi di Barbara, perché noi abbiamo incontrato Barbara vicino a casa sua prima di partire, e anche per noi è stata un'emozione grande, perché vedere persone che vedi solamente in Zoom ma che senti come se fosse una della famiglia, e quando ti abbracci senti quell'affetto e quel trasporto sincero, ce l'hai solo quando non ci sono delle... come posso dire, non dei guadagni su queste persone, ma degli interessi, quando non ci sono degli interessi, quindi quando c'è disinteresse a livello economico, quando c'è, non devi andarci a guadagnare nulla su quella persona, allora hai un rapporto sincero, hai un rapporto vero. Volevo fare una carognata, ma in diretta era brutta. Volevo disattivargli l'audio. Solo che poi prima o poi io e te ci rincontriamo. Sì, ecco, forse. L'audio poi te lo disattivo io. Mi sa tanto di minaccia questa, Vito, occhio. Quello, no, ha detto delle cose giustissime, il fatto di provare dei sentimenti veri, ma questo succede anche con le persone che conosciamo da più tempo, no? Magari è un po' di tempo che non ci vediamo, ma le emozioni che si provano quando ci si incontra è come l'emozione della prima volta. Con... Lucia ci siamo visti più di una volta, però tutte le volte che ci vediamo è come se fosse la prima volta, non vedi l'ora di vederle. Con Mattia la stessa cosa, con Veronica anche. Te, Stefania, non pensare che non te la cavi, perché prima o poi arriviamo. Dopo. In questo periodo non siamo molto arriviamo tutti in massa. Le altre cose. Esatto. Quindi è un attimo lo stretto. Quello sì. Niente, siete comunque. Venuti quando volete. Grazie. Allora, invece noi come solito diciamo sempre facciamo un quarto d'ora, 20 minuti, siamo già arrivati a 40 minuti. Vabbè, ma siamo in 6, come fai a fare un quarto d'ora in 6? Un quarto d'ora in testa. Giusto. E Fì, ti è arrivato il messaggio privato?
Che messaggio? Ha scritto adesso un messaggio in diretta. Stando la telecamera del telefono, quindi viene... Vabbè, te lo dico così. Fai la chiusura a te, visto che domani ci sei te con Alex, se non erro. Sì, domani sì, con okay. Alex. Vai, invitiamo. Invitiamo. Allora, intanto vi invito a guardare la live di domani alle 2:30 con me e Alexandra Niculita. E vi aspettiamo numerosi, perché vi vogliamo numerosi. E quindi, che dire, vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio e a presto. Brava Stefi. Bravissima. Ciao a tutti. No, ragazzi. Vuole mollare ancora. Dobbiamo ricordare gli appuntamenti di venerdì. Va bene la live. Bene, perfetto. Venerdì non penserete mica di passare tutta la settimana senza sopportarci. Poi dite, questi qua sono sempre in live, che lavoro fanno. Venerdì trovate il pomeriggio me e Veronica su Instagram alle 18 e la sera sempre me e Veronica alle 22. Su Facebook. Facebook. Su Facebook. Wow, brava Luigi. Bravo, bravissimo. Quindi se ci vedete sempre in live è perché... con i mezzi che ci vengono messi a disposizione al giorno d'oggi, l'unico modo per farci conoscere è essere presenti online. Lavoriamo online, cosa facciamo? Vi spieghiamo cosa facciamo, vi spieghiamo il nostro progetto, vi mettiamo al corrente di magari un'idea che potrebbe farvi passare meglio la vostra vita, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto personale. Basta, però io un piccolo spoiler lo lancerei per l'8. Guarda il oppure tuo no. Ma è meglio tenerli un po' così, sulle spine, perché sulle sennò spine. Poi spoileri tutto. Seguiteci. Seguiteci. Vengono. Vedo qualcuno che si gratta i capelli e non sono io. Comunque diciamo che il venerdì sera di solito siamo tutti e quattro. Ma siccome venerdì sera mio marito mi vuole portare fuori a mangiare perché è il mio compleanno, e allora vero. Adesso ci siamo. Non vuol dire che magari non facciamo un ingresso veloce per salutare tutti, giusto perché mi dispiace magari non esserci, ma siccome invecchio e allora mi vuole sostenere in un momento così difficile. 25 anni e non sentirli, cosa vuoi che sia? E quindi insomma era giusto per dirvi che comunque il venerdì trovate sempre tutti qua. Va bene, salutiamo tutti veramente stavolta, dai. Grazie a tutti quelli che ci hanno guardato, grazie a voi che siete stati, grazie a noi che siamo stati in live tra di noi. Siamo belli come e fate sono. Fate girare le live. Condividete. Esatto, non ciao. Mi costa nulla, ma molte persone possono trarre vantaggio. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.